In questo video intanto farò quattro chiacchiere in libertà, non so cosa dirò, ma il tema sì, lo conosco. Ho ripostato poco fa un video che ho fatto nel gennaio del 2014 sul disturbo da accumulo, su quelle persone cioè che si riempiono la casa di cose che non servono a niente, che non riescono a disfarsene. Sono andato a cercarlo perché mi ricordavo di aver fatto qualcosa di simile, ma non mi ricordavo assolutamente cosa avevo detto e quindi l'ho ritirato fuori. Perché? Perché stanotte non, insomma, mi sono svegliato, sono andato a letto abbastanza presto, quindi mi sono svegliato verso le 4:30 e poi non riuscendo a prendere sonno ho acceso la radio. In genere di notte, così per prendere sonno. A volte ascolto le chiacchiere o ascolto Radio Cooperativa, che è una radio dove, qui di Padova, dove mi è capitato di fare il conduttore una decina di anni fa, anzi 10 anni fa giusti per l'esattezza, 10-11 anni fa. E lì ogni tanto, insomma, si sente un po' la chiacchiera, ma si sente anche l'opinione della gente, insomma, no? Il vissuto della gente, del popolo, perché poi è frequentata soprattutto da anziani e quindi e allora di notte fanno le repliche e alle 4:30 ho acceso la radio e ho ascoltato. Non c'erano le chiacchiere, c'è stata una trasmissione abbastanza interessante che appunto ha fatto intervenire due psicologhe con una moderatrice che hanno conversato appunto proprio sul disturbo da accumulo. Hanno cercato di illustrare bene, in maniera interessante, insomma, avevano costruito abbastanza bene questa trasmissione tenuta a nome di un'associazione, insomma, per spiegare in cosa consisteva questo disturbo e qual era poi anche, quali erano le possibili linee di trattamento. Perché poi queste due psicologhe, una docente di psicologia, mi pare un'altra che invece era specializzanda, qualcosa del genere, avevano scritto un libro, che non saprei citare, ma insomma avevano fatto un libro su questo tema. E sentendole parlare mi sono posto il problema, ma allora sono anch'io affetto da un qualcosa di questo tipo? Qual è la discriminante? Perché ho pensato questo? Perché in realtà per loro il disturbo da accumulo era un qualcosa che riguardava questa difficoltà a disfarsi di oggetti che non servono più, insomma, no? Che si tengono in casa senza sapere con precisione che uso farne. Hanno detto molte cose che ho detto anch'io sul video che ho fatto, però consideravo. C'è una differenza tra una cosa fisiologica, insomma, tra il bisogno che abbiamo anche di rapportarci con gli oggetti e di dare un valore anche agli oggetti che ci circondano. Quindi, nel momento in cui facciamo questo, anche la difficoltà a separarcene. E quindi, tra una situazione che è fisiologica, diciamo così, che è quella del nostro attaccamento alle cose che ci circondano, agli oggetti che abbiamo col tempo, con gli anni, messo da parte, soprammobili, ninnoli, che so io, insomma, tante cose, per cui la nostra casa è anche quello, è invece un aspetto patologico, insomma, no? Quando questa situazione compulsiva, diciamo così, perché ha a che fare con il disturbo fobico-ossessivo, insomma, diventa patologico in maniera pesante e tale da condizionarsi la vita, insomma, tale da necessitare un trattamento, una cura, insomma, l'intervento, diciamo così, di un esperto. E loro prospettavano che questo esperto, insomma, si debba prendere cura di questa persona malata, di questo disturbo, il quale, tra l'altra parentesi, si associa alla depressione nell'80% dei casi, secondo loro, e quindi c'è anche una depressione, insomma, associata spesso, oppure è un sintomo anche di una depressione, insomma, questo disturbo. Quindi affidarsi a uno psicologo il quale li dovrebbe prendere in cura per almeno per un anno, insomma, e
E qual è la cura che prospettano? È una cura di tipo comportamentistico, insomma, no? Insomma, un trattamento che richiede l'intervento con una tecnica di tipo cognitivo-comportamentale. E cos'è questa tecnica? È una tecnica, per quel che ne capisco io, che cerca di non prendersi carico di tutto il problema, di tutta la personalità. Quindi tutto quello che è stato prima, lo sviluppo, eccetera, eccetera, della persona che soffre di questa cosa, ma di risolvere il suo problema del qui e ora, cioè cosa fare per stare meglio e per modificare un po' questo problema. È come dare un sintomatico, insomma, come quando hai mal di testa, insomma, è inutile capire quante cose, insomma, no, dai, l'aspirina e il mal di testa ti passa, se ti passa, la terapia funziona. Io personalmente non amo molto il trattamento comportamentistico, le terapie cognitivo-comportamentali. Preferisco cercare di capire quello che sta alla base della personalità, insomma, no? Quello che sta sotto. Trovo molto più ricca dal punto di vista della conoscenza che presume oppure che invita a fare l'approccio psicanalitico, anche se poi non, è difficile sottoporre a psicanalisi tutti quanti, ma insomma, almeno dal punto di vista teorico, l'approccio psicanalitico secondo me è molto più ricco, più, come dire, più promettente di sviluppi, di conoscenza rispetto a un trattamento comportamentistico che dice, beh, tu hai questo problema, cerchiamo di trovare un modo per risolvere il sintomo, insomma, no? E quindi cosa possiamo fare per farti stare meglio, per sentire meno il sintomo? Poi si innescherà un meccanismo virtuoso che una volta che senti più il sintomo starai poi meglio per tante altre cose. E questo atteggiamento è abbastanza contestato, ma insomma, c'è chi lo trova interessante, soprattutto gli americani, c'è chi lo trova meno interessante. E comunque, insomma, allora, cosa proponevano queste psicologhe? No, proponevano degli studi, insomma, l'approccio che avevano loro era sempre quello di, come dire, di valutare statisticamente la realtà esistente, no? In questa percentuale dei casi è così, in questa percentuale dei casi è così. Insomma, degli studi molto, molto freddi e molto statistici, insomma, come se trattasse di economia, insomma. A sentir loro, insomma, non era necessario per essere classificato un soggetto che ha questi disturbi da accumulo, insomma, avere la casa come si vede nelle fotografie del video che ho presentato, insomma, no? Avere una vita invivibile, insomma, bastava la difficoltà di sbarazzarsi di una cosa oppure comprare un oggetto. Facevano l'esempio di due mazze da baseball, uno che non aveva mai giocato a baseball in vita sua, comprarlo motivato solo dal colore di queste mazze da baseball, insomma, no? Ma in realtà, insomma, io trovo che la vita è complessa, insomma, molte cose ci muovono. E questo poi lo dico anche pensando a me, insomma, no? Perché anche a volte mi lascio trasportare dal fatto di comprare qualcosa che non mi è strettamente necessario, che non so se userò, ma che mi piace. E allora perché, se a te piace una cosa e te la puoi permettere e hai posto in casa per tenerla, perché devi essere etichettato in maniera psicopatologica, come affetto da un disturbo da accumulo, insomma. Allora mi chiedevo, di fronte a una enorme variabilità per cui acquistiamo oggetti, oppure ci procuriamo oggetti, a volte accaparriamo oggetti, no, qual è il limite? Qual è il limite che fa sì che un determinato comportamento sia un comportamento in qualche modo fisiologico, oppure che rientra nei limiti della normalità e della divaricazione, di variabilità, che fa parte sempre di un ambito normale. E qual è invece il confine che bisogna valutare o vedere per sapere che si finisce nel patologico?
quando si va nel patologico, poi si può porre la necessità di intervenire anche con una terapia, con un trattamento, perché insomma poi il proprio comportamento diventa dannoso per se stesso e anche dannoso per gli altri, no? Mi chiedevo, ma anch'io allora, no? Ho questi tratti di tipo compulsivo. Ci sono delle cose che mi piacciono, che magari desidero procurarmi, desidero comperare se ho la possibilità. Mi devo sentire, magari che non adopererò mai, ma che magari mi ricordano un determinato momento della mia vita, mi piacciono e so che vorrei averle a disposizione magari nel momento in cui volessi rivivere o ripercorrere determinate emozioni che ho provato un tempo. È stata una fase della mia vita che riguardava per esempio i trenini elettrici. Avevo costruito tutto un bel plastico, tutte queste cose qua. Io i trenini ce li ho ancora, le locomotive, i vagoni, queste cose qua. Non lo so quante volte mi capiterà ancora di usare, ma se li guardo mi piacciono come oggetti, erano delle cose belle. Poi ovviamente non ne ho più comprati. Ma l'idea di sbarazzarmene, non mi entusiasma, preferisco tenerli. C'è stato un altro momento in cui, per esempio, ho fatto collezione di telefoni, vecchi telefoni imbacchellite, insomma, pure i telefoni di design. Insomma. Mi è capitato di fare la collezione di questi telefoni. Adesso, in questo momento, non li sto usando, non li sto mostrando, però. Ce li ho, so che mi appartengono. Perché poi ogni telefono è stato un'acquisizione, uno studio, cercare, un girare, cercare di trovarlo. Si dirà sì, però questo fa parte un po' del collezionismo, no? E quindi collezionisti sono così, quindi collezionismo è un'altra cosa, insomma, ha delle diversità rispetto a chi procura compulsivamente delle cose. Però insomma, mi è capitato anche di andare per mercatini e mi piaceva, insomma, c'è stato un periodo in cui andavo spesso per mercatini e tra una cosa che mi piaceva la compravo. Uno strumento musicale, mio figlio si è diplomato in violino, violino come oggetto è diventato, come dire, è un qualcosa che mi piace. Vedevo un violino che mi piaceva nella sua forma, così, anche se io non lo suono il violino, però perché no, potevo comprarlo, l'ho comprato, sempre su un range di prezzi molto basso e così via. Allora ho detto, anch'io sono un po' soggetto a questa cosa, non lo so, ho ancora tutte le cassette che mi sono registrato nei tempi di fuori orario, negli anni 80, per esempio, no? E ovviamente ho ancora il videoregistratore per fare andare le cassette, anche se mi capita molto poco ormai di guardarlo, anche perché YouTube ha un po' rivoluzionato questa cosa qua, e poi i CD, insomma, e tutto quello che ci va dietro. Però quel materiale ce l'ho ancora e francamente non, siccome è anche organizzato, catalogato e così via, no? Non mi piace l'idea di sbarazzarmene. Non lo so, avevo raccolto e fatto rilegare delle annate di rinascita, degli anni 75, mi ricordo, insomma, 75, 76, 77. Ce li ho là. Non è più attuale, però, insomma, capire come ragionava il PC allora, perché no? Perché sbarazzarmene, insomma? Allora mi ponevo questo problema, no? Ma sono anch'io così? Sono queste cose di cui mi disferei difficilmente. Qual è il limite? Secondo me, perché poi dicevano anche sempre stanotte, no? Che grosso modo chi soffre di questa cosa, a furia di portarsi dentro in casa di robe inutili, eccetera, eccetera, rende la casa brutta, insomma, un po' impresentabile rispetto agli amici e quindi si chiudono, diventano solitari, no? Diventano.
non hanno neanche il coraggio di portare dentro in casa. La casa è piena di questa roba e si vergognano. Allora, a me è capitato, per esempio, di accorgermi che stavo riempendo la casa, soprattutto mi è capitato con i telefoni, no? Che richiedono posto, poi questi fili, poi sono cose un po' polverose, eccetera. Che la casa stava diventando meno facilmente abitabile, più difficile anche da tenere, da pulire, perché insomma c'era questo tavolo con tutti questi telefoni in mezzo, questa roba qua, insomma. A quel punto là, ho detto no, insomma, no, nella casa non. La casa deve essere vivibile, deve essere abitabile e soprattutto deve essere funzionale per quello che desidero fare vivendo in questa casa. Devo avere a disposizione e agire facilmente le cose che mi servono, insomma, che tutti i giorni in qualche modo adopero. E a quel punto lì ho avuto la possibilità, insomma, mi sono preso un garage, un altro garage, insomma, un garage esterno. E in questo garage ho riversato tutta la cosa che, tutte le cose che non adopero. Non le ho vendute. Direi che non sarei, come dire, non ne avrei fatto un dramma a venderle, ma una volta che le ho acquisite, per esempio i telefoni, io potrei anche venderli adesso, ma se li vendessi adesso, che dire, realizzerei forse la decima parte di quello che ho speso a comprarli. Allora non mi conviene, insomma. Però non è che ho un'ansia di distacco, no? Come ce l'ha chi ha questa cosa compulsiva, non riesce più a distaccarsi dall'oggetto che ha preso. No, lo vendrei anche, però poi c'è un calcolo, insomma, no? Se ho speso tanto, tenerlo lì non mi costa niente e se devo venderlo rimettendoci 10 volte quello che ho speso, no, preferisco tenerlo, no? Allora, insomma, ho eliminato in un garage, quindi in un luogo che non abito, ho eliminato tutto quello che, e anche ci metto tutta la roba che man mano si rompe, no? E che non riesco a buttare via. Parlo per esempio dei computer che diventano obsolescenti o di altri oggetti, soprattutto la tecnologia che diventa obsolescente, o qualche volta fai degli acquisti sbagliati, per cui le cose sono ancora nuove, ma per esempio per me è molto difficile vendere, insomma, ma non difficile perché ci sia questa angoscia del distacco, difficile perché quando metto qualcosa, mi è capitato di mettere qualcosa sui siti subito per vendere, non sono mai riuscito a vendere niente, mentre più spesso riesco a comprare quando mi serve qualcosa. Andando sui siti, su eBay, che so io, insomma, no. Ma quando voglio vendere, io non sono mai riuscito a vendere, non sono capace di vendere. E allora, non essendo capace di vendere, o le cose le regali, le butti, oppure te le tieni. E io ho preferito fare questa scelta, no? Metto le cose in un luogo appartato, dove non mi disturbano, lì possono essere anche ammucchiate, insomma, è un garage. Fatto apposta, non ci abito, non ho la macchina, cioè non ci devo mettere l'automobile e nella casa dove abito cerco di tenere invece le cose che mi piace avere vicine, insomma, no? Se ho un quadro mi piace guardarlo, quindi mi va bene, insomma. I libri, sì, possono esserci anche dei libri che ingombrano, eccetera, che si impolverano. Qualche volta cerchiamo anche di farci un po' la pulizia, però l'idea di vendere i libri, no, insomma, no, ci si attacca. Ma allora, ritorniamo al discorso del limite, insomma, quando? Secondo me è quando ti accorgi che lo spazio in cui abita è usurpato dagli oggetti, cioè finché gli oggetti arricchiscono lo spazio dove abiti e tu ti senti rappresentato, insomma, come dicevo, insomma, no, sono come i vestiti che hai addosso, insomma, no, è il tuo modo di porti, insomma, no, di mostrare anche la casa che abiti, insomma, finché riesci a far vedere la casa, cioè,
ad accogliere la gente, a mostrare anche la casa con un certo orgoglio, a mostrare gli oggetti che ha in casa con un certo orgoglio, insomma, quindi sono collocati bene, hanno un senso, anche se sono inutili, se sono dei soprammobili, dei ninnoli, che so io, però insomma la cosa funziona, ecco, non mi sentirei, non mi dovrei, penso che non mi devo sentire malato da una sindrome da accumulo, insomma, no? Finché faccio questo. Quando cambia la cosa? Quando questo comportamento, cioè quando prendo tutto quello che mi capita dall'esterno, lo porto tutto in casa e questa casa diventa poi inservibile perché è occupata da tutta una serie di cose che non servono e non riesci più ad accedere alle cose che ti servono, non riesci più a viverle in questa casa. Quello, secondo me, è il limite. E questo limite, insomma, per fortuna, prendendo il garage all'esterno, sono riuscito a non valicarlo. Poi però, per non valicare questo limite, mi sono accorto anche che quello che era il mio interesse, insomma, no? Per passare anche magari la domenica mattina a girare i mercatini, a vedere, insomma, di prendere delle cose così, da un po' di tempo, insomma, da qualche anno, si è molto ridotto, insomma, praticamente non vado più a mercatini, insomma. Sto molto attento a comprare qualsiasi cosa. Ovviamente non porto in casa tutto quello che trovo per strada, insomma, no? Come fanno poi quelli veramente compulsivi. Ma insomma, sto anche attento a comprare delle cose, non tanto perché, come dire, per un calcolo economico, insomma, non voglio spendere per queste cose qua, ma perché penso sempre. Questa cosa poi dove la metto, dove la posso mettere, insomma, no? Cioè, o questa cosa che compri ti piace, ma poi puoi darle anche la visibilità di una cosa che piace, che è bella, oppure no, oppure diventa soltanto un ingombro. E quindi, insomma, ho molto ridotto, no? Perché poi, insomma, c'è questo equilibrio, no? Che deve essere sempre sottoposto a controllo tra quello che si porta in casa è quello che si dovrebbe buttare fuori dalla casa, insomma, no? Io so che faccio fatica a buttare fuori dalla casa, parlo anche dei libri, parlo anche di altre cose, ma e quindi non porto dentro. Gli armadi sono pieni, non compro vestiti nuovi, insomma, finché non riesco a buttare via quelli vecchi ancora mi vanno, li porto, io non ci tengo molto a vestire, insomma. Come vedete, insomma, non è un problema il mio il vestire, insomma, riesco a farmi durare un paio di scarpe per anni. Quindi, finché succede questo, no, non compro, no, non ho la compulsione all'acquisto, così anche quando vado al supermercato, insomma, cerco di andare direttamente dove vendono le cose che mi servono, di non guardare neanche le altre cose negli scaffali. Infatti, mi disorienta quando ogni tanto nei supermercati cambiano la disposizione delle cose, perché quando cambiano la disposizione devo andare in cerca e quindi devo per forza passare tutta una serie di cose che di solito salto per riuscire a ritrovare le cose che di solito compro, insomma. E sono spesso sempre abbastanza quelle, sono diventato abitudinario, insomma, anche su queste cose qua, proprio per non lasciarmi tentare a volte, insomma, è facile lasciarsi tentare, no? Allora, portare a casa semplicemente quello che serve, che va ricambiato. E questo, insomma, a questo punto lo faccio. Però ho questa difficoltà a distaccarmi da quello. E qua forse c'entra anche questa cosa, c'entra anche l'età, insomma, invecchiare, no? Quando si invecchia si diventa più stitici nel lasciare andare le cose, insomma, si tende a conservare perché i ricordi diventano una parte sempre più grossa della tua vita, no? Sempre di più, è più il passato che ritorna, meno ti proietti nel futuro, no? Quando sei giovane, si guarda al futuro, il passato quasi lo si rimuove, no? Si guarda in avanti. E quando sei vecchio, sai che in avanti più di tanto non puoi guardare, allora ritrovi di più, insomma, no? I ricordi, il tuo passato. E
E gli oggetti fanno parte anche del tuo passato, soprattutto gli oggetti del tuo passato. Devo ammettere che, per esempio, anni fa ho trovato in un mercatino la vecchia Monopoly che giocavo quando ero piccolo e che adesso non fanno più e che è diventata una cosa quasi preziosa, insomma, no? Monopoli degli anni 50. Adesso sono cambiate, ma aveva un fascino diverso quel vecchio Monopoli con quella cosa lì. Aveva un fascino e me la sono comprata. Così come ho giocato con cui ho giocato tantissimo da piccolo, è stato il Meccano, ho giocato molto da solo. E quel Meccano numero 5, fatto in quel modo lì, poi non l'hanno più fatto. E mi è capitato una volta di trovare sempre un Mercatopoli. Un meccano proprio di quel tipo là, insomma, con le ruote fatte in quel modo là, e le viti di quel tipo così. So che non lo userò mai, no, non mi metterò più a fare la costruzione o la macchinetta o il camioncino con il meccano, certamente. Però non sono riuscito a vincere il desiderio di riavere a disposizione quella cosa che è stata così importante quando avevo 6, 7, 8 anni. Insomma, ci ho giocato per anni con il meccano. È stato forse il giocattolo più importante della mia vita. Allora mi è venuto il dubbio, insomma, no? Quanto c'è in me di questa situazione compulsiva, di questa tendenza a prendere delle cose inutili, sapendo che poi magari di quelle cose inutili non mi sbarazzerò. Mi è venuto questo dubbio, però so anche che non so che sarei anche capace di eliminare tutto quello che ho e di ricominciare. Non sono così attaccato alle cose come da dire, insomma, senza quella cosa lì. La mia vita non ha più senso, senza quelle cose che mi circondano, la mia vita non ha più senso, insomma. Continuo a pensare che tutto sommato i nostri rapporti con le persone e anche i nostri rapporti con noi stessi, insomma, siano più importanti dei rapporti con le cose. Però, insomma, però anche le cose hanno gli oggetti hanno, e per me più gli oggetti anche del passato che non gli oggetti moderni. Gli oggetti moderni, francamente, non mi piacciono, non mi attirano più. Certi oggetti di design, invece, sì. E tanti oggetti del passato. Poi le cose dell'arte, insomma, ovviamente, anche quelle, no? C'è il problema del bello, insomma, dire la realtà umana, il nostro vissuto, è qualcosa di molto complesso, è molto articolato. Ho provato questa sensazione, no? Che il definirlo così, insomma, no? La difficoltà di staccarti di una cosa. Comprare una cosa senza, come hanno fatto le psicologhe, e proporti una terapia per questa cosa qua, per disassuefarti, insomma, per convincerti che devi buttare tranquillamente tutto quello che non serve, sia in modo quasi superficiale, quasi, come dire, tecnico. È come se il mondo degli psicologi avesse bisogno di giustificare la propria esistenza, creando delle patologie anche lì dove non ci sono, ma questa è soltanto una mia impressione. Una buona giornata.